ai piedi del secolare monastero di San Pietro Avellana, nella zona più antica del paese, sorge il Museo delle Civiltà e del Costume d'Epoca. Fondato nel 1982 dall'attuale direttrice Maria Teresa Di Lorenzo, il museo custodisce la memoria storica dell'antico borgo molisano. Nato come sede locale dell'Archeoclub d'Italia, con il passare degli anni ha raccolto favorevoli ed unanimi consensi, fino ad esigere una sede che si sviluppa in molti ambienti e settori di particolare rilievo, quali quelli della civiltà contadina, della borghesia e della nobiltà. Custodisce abiti d'epoca di grande pregio risalenti al 1600, reperti archeologici di epoca sannita venuti alla luce durante gli scavi di Piana Fusaro, attrezzi per la lavorazione dei campi e utensili per gli antichi mestieri. Un archivio fotografico, che comprende numerosissime foto d'epoca, ne è il fiore all'occhiello. Iniziamo allora un viaggio alla scoperta del Museo delle Civiltà e del Costume d'Epoca di San Pietro Avellana, con la fiducia di accendere nello spettatore quell'interesse che lo porterà a voler vivere dal vero l'esperienza della visita. Siamo all'interno del Museo delle Civiltà e del Costume d'Epoca di San Pietro Avellana. Questa è la vetrina dei costumi, abiti da sposa, abiti della nobiltà e borghesia, abiti del popolo. In particolare questo abito da sposa del 1907 appartenuto ad una donna del popolo, mentre sembrerebbe quasi l'abito di una principessa. La gonna è stata, rovinata perché era tutta plissettata e le figlie volevano farci qualcos'altro e quindi il velo, che poi in effetti è un grosso fazzoletto definito maccaturo dalle donne del popolo, è invece il velo da sposa ricamato nei due lati ed è del 1840. Questa è una giacca di viaggio delle baronesse con il cosiddetto puffo culisse, che serviva per tenere caldi i reni ed evitare sbalzi bruschi in carrozza. Questo è un mantello appartenuto probabilmente alla statua della Madonna Addolorata di cui la baronessa era devota. Ecco, questo è un abitino da battesimo in visso, ricamato a mano, del 1700, con cui fu poi battezzata la baronessa Doristella d'Alena nel 1814, perché veniva tramandato di generazione in generazione. La cuffia al centro, invece, è la cuffia con cui è morta questa baronessa. Il vestito qui a sinistra è da neonato, chiaramente celeste, mentre gli abitini da battesimo sono sempre bianchi. Questa è una culla molto caratteristica perché si stacca da questo punto, la base rimane qui e veniva portata poi in cucina, negli altri posti dove andava bene bassa. Poi la sera veniva riposta di nuovo su questa base perché dal letto poi il bambino veniva cullato. Questa bambola è stata donata ad una bambina orfana dopo la guerra da una zia d'America. Ancora piange. Ecco, e il volto è segnato perché la casa era stata ricostruita dagli zii poiché il papà non era più tornato dalla guerra e i segni sono i segni dell'umidità della casa. Questa lettiera non sembrerebbe della civiltà contadina, ma di fatto il marito di questa signora si era recato in America e con i suoi risparmi aveva acquistato alla moglie questa lettiera. Il guardaroba anche non sembra assolutamente un guardaroba del popolo, della civiltà contadina, ma per un fatto contingente si trova in questo contesto.
e cioè dopo la guerra, essendo stato distrutto completamente il paese, i napoletani portavano questi mobili che naturalmente non venivano venduti come oggetto di antiquariato, questo è un Luigi XV, e la gente dava in cambio rame e cose del genere. Quello è un Como dell'Ottocento, poi c'è la Cassapanca. Ecco, questa è la ceramica della civiltà contadina. Veramente il primo contenitore è della Puglia, ma noi lo abbiamo inserito con il discorso della transumanza, perché siamo sul tratturo Celano-Foggia e quindi i nostri pastori si recavano giù in Puglia. Ecco, verso l'inizio qui c'è un piatto che è del periodo coloniale, Tripoli italiana. Ecco, questa è la madia, veniva aperta, si sganciava questo pezzo, si infilava un tavolo, un musiglie, e la donna qui lavorava il pane. Qui c'è un incavo, un vuoto dentro cui si mettevano le pagnotte cotte. Invece questo è ruta brieglia, dentro cui si mettevano i pani crudi, le pagnottelle preparate crude, lasciando questo pezzo di stoffa perché non si appiccicassero, e poi venivano infornate con le pale. Questa è la masella, la piccola madia, il setaccio con cui si separava la farina buona dalla crusca, questo piccolo cavalletto per poggiarvi il setaccio, e poi questo per prendere la farina quando invece la farina era già bella e pronta. E vedete, quando si rompevano li rinacciavano, non buttavano via nulla. Questo è il matterello, ci facevano un colore per distinguerlo magari se non c'era molta luce. Questa è la rasora per pulire quando, dopo aver fatto o il pane oppure la pasta, ci mettevano l'uovo dentro, ammassavano anche qui, no? Questo è il canestro del consuolo, cioè quando moriva qualcuno, la comare o un parente più alla lontana ammazzava il pollo, preparava il brodo e inseriva in questo canestro tutto quello che occorreva, cioè la zuppiera con il brodo, i piatti, le posate, il fiasco del vino, eccetera, e metteva tutto in testa con la cosiddetta spara, che era una ciambella di stoffa fatta di stracci, e metteva su in testa e portava da mangiare ai parenti del consuolo, ai parenti del morto. Beh, questa diciamo così che era l'argenteria dei baroni, le posate antiche. Ecco, questo è sempre il tostacaffè. Naturalmente i baroni usavano il caffè. Ecco, con la differenza che avevano la fornacella invece del camino, accendevano questa piccola fornacella e su questa fornacella tostavano il caffè. Ecco, questa è una sedia, sembrerebbe una sedia normale, invece è una sedia in ginocchiatoio. La sera questo signore, che era un tipo devoto, si inginocchiava e pregava, poi rimetteva a posto la base della sedia e tornava quasi normale, salvo il segno della croce che dà un po' l'idea più di un aspetto religioso, diciamo. Ecco,
Questo attrezzo serviva per asciugare i panni, sempre nella casa dei baroni. All'interno veniva posto il braciere, sopra c'era questa specie di reticolato di legno che si sgancia, e poi sopra si poggiavano i panni ad asciugare durante l'inverno soprattutto. Ecco, questo è un mobile giradischi. Ecco, anche questo tavolo è un bel tavolo tutto lavorato. E c'è un particolare, qui si vede un pezzo, diciamo, unico, sempre lavorato, però invece c'è una piccola sorpresa. Al centro c'è un cassetto. Ecco. Qui ci sono due ghiacciaie, quella dei Frazzini, sempre della borghesia. Vedete, qui c'è lo spazio per il ghiaccio. Mettevano qui il ghiaccio e naturalmente qui poi mettevano la carne e i latticini. Ecco, quando mi furono portati questi lavori, sempre appartenenti alla famiglia dei baroni, io chiesi a un mio amico di farmi questo piccolo... questa indicazione, insomma, il baule della baronessa. Però poi, quando venne questa persona, mi disse: ma io ho il vero baule della baronessa. E difatti, vedete, me lo portò TC, Teodolinda Conti, così anche negli asciugamani, TC, Teodolinda Conti. Questa è una lapide sepolcrale romana, perché anche allora i romani venivano qui a villeggiare. Questa è la moglie che dedica al marito, scritta in latino. Venne anche l'esperto del Vaticano, Buonocore, a catalogarle. Questa è una protome umana in pietra vulcanica, un monumento funebre femminile. Questo è un rapace del periodo benedettino. Ecco, questa è una cariatide, però si vede che è stata riciclata. Vedete, qui c'era un cerchio, si è un po' rotto con la guerra, però, che serviva per legare la cavezza degli animali. Questo è quello che io chiamo l'ometto sannita. Fu rinvenuto sempre in quella località San Benedetto, dove ci sarebbero i resti di questo tempietto. Si può osservare alla sinistra una specie di spada e a destra la fuscella, il contenitore del formaggio. E siccome i Sanniti erano un popolo di soldati e di pastori, supponiamo che sia un po' l'emblema del Sannita. Questi sono lamellibranchi bivalve di 12 milioni di anni fa del lago di Occhito nel Molise. Però anche noi abbiamo tracce di conchiglie. Questa è una pietra nostra di San Pietro Avellana. Questa, vedete, un fossile, questo. Questa culla veniva trasportata in campagna con la spara e veniva messa in testa, e poi da questo lato c'era la spasa con la polenta. Il bambino veniva posto sotto l'albero e a mezzogiorno la mamma e gli altri mangiavano la polenta e il bambino beveva il seno della mamma. Una volta c'era un bambino che stava molto male e la mamma capiva che non era il caso di portarlo in campagna. Lo disse al marito, ma il marito disse: come si fa? Noi lavoriamo a Mezzadria, a Padrone, no? Dobbiamo andare.
Quando la mamma andò in campagna col bambino, si accorse a un certo punto che il bambino era morto. Trovò la forza di tacere perché non poteva far interrompere il lavoro a tutti. Alla fine del lavoro rimise il bambino in testa, sulla testa con la culla, facendo finta che dormisse. Tornò a casa, pulì casa, pulì il bambino, mise in ordine se stessa e poi cominciò a urlare il suo dolore. Settori dell'angolo della pecora. Ci sono gli ombrelli da pastore, alcuni molto grandi, ampi, le cesoie con cui si tosavano le pecore manualmente una volta, alcuni collari con le campane che richiamavano le altre pecore. E qui ci sono i vari contenitori dentro cui si metteva il latte a seconda della quantità del latte che si voleva, talvolta si andava proprio direttamente anche dal produttore, proprio diretto dal pastore, e si diceva: voglio un quarto di latte, eccetera, no, voglio un litro di latte, quindi secondo ci sono i vari contenitori. Questo strumento si penserebbe al marchio, in effetti invece veniva intinto di qualcosa che sapeva di catrame e di petrolio. Uno dei nostri agricoltori ci diceva che si chiamava olio di piccola, evidentemente fatto da questi ingredienti, e si poggiava sul vello della pecora, soprattutto in autunno, in primavera, quando cioè si formavano le zecche, questi insetti. Veniva pressato fortemente sul vello e sul punto in cui c'era l'animale, la zecca o altro, e quindi questi morivano. Ecco, questi sono chiaramente dei velli di pecora. Questi sono gli attrezzi Rufla Riglia, che viene da Vasto Girardi, un paese vicino, e questo altro attrezzo intorno a cui si metteva la matassa e agganciandola a questo cerchio e girando quella manopola si trasformava in rocchetto. Queste sono due macchine per lavorare le maglie, e quindi diciamo che è la fase conclusiva della lavorazione dei velli di pecora, che da lana poi si trasformano in maglie e in altre cose. Queste sono le bigonce, le pionzera, per il trasporto di pietrisco, letame e sabbia. Venivano messe ai due lati del basto della varda e poi si aprivano solo dal basso, senza staccarle completamente, si tornava a fare poi l'altro viaggio. Ecco, questo è l'angolo del miele. Ecco, questo è l'attrezzo con cui venivano stordite le api, vengono stordite le api, per poter pulire le armi, affumicavano, ci mettevano dentro un pezzo di carta con un po' di... accendevano, e così. Questo è lo smielatore, si girava qui, questa girava, e qui usciva il miele. E c'era qui naturalmente il contenitore per raccogliere il miele. Ecco, questo è l'angolo del falegname, è il settore arti e mestieri. Questo è un passeggino, un seggiolone che si trasforma in passeggino, e il fratellino maggiore trasportava per tutta la casa il fratellino minore. Questo invece si trasforma in girello, e il bambino, muovendosi coi piedini, aveva ancora questa protezione, diciamo così. Ecco, qui veniva posto il pezzo. Questo lo incavava all'interno. Questi sono gli attrezzi quaresimali che si usavano quando erano legate le campane in segno di lutto per Gesù morto, e rutric trac, ruvurvur o raganella, che sono un po' onomatopeici, la rucascia bang, che sembra una cassapanca.
Queste sono lettiere con un volto femminile, uno diverso dall'altro nelle quattro testate, diciamo. E poi ci sono a bastone, poi ci sono dipinte a mano, stile Liberty, eccetera. Questo è il Trapano, l'angolo del Fabbro Ferraio, chiaramente, no? Qui manca solo la punta che serviva a forare il legno. Cucina o forza. Ci sono alcune tenaglie che servono per prendere la carbonella e altre per prendere il ferro e andarlo a lavorare sull'incudine. Ecco, questo lavabo appartiene a una famiglia della borghesia, chiaramente. Uno dice, ah, ho capito, allora non c'era l'acqua corrente, la persona si lavava, poi prendeva il secchio, buttava l'acqua qua. No, questo c'ha una piccola differenza. Invece di fare tutto sto lavoro, facevano così. Qui c'era questo contenitore, qui c'era il raccoglitore e scendeva l'acqua direttamente. Allora, questo è, diciamo, l'angolo delle stadere, che pure faceva il fabbro ferraio, perché sono di metallo. Questo è l'angolo del ramaio. Questo è l'angolo del muratore. Questo è l'attrezzo che contiene una specie di spazzola dentro. Ci si metteva la calce, quello che era, e poi si girava così e spruzzava, facendo venire una parete rustica, diciamo. Questo è l'angolo del calzolaio. Da notare qui questa scarpa con le cosiddette cendrella Dubot, fatte in metallo, erano scarpe resistentissime ma rumorosissime, chiaramente erano dei contadini. Allora, questa è una rice trasmittente, fu rinvenuta accanto alla chiesa mentre i ragazzi scavavano un po', l'hanno ritrovata. Questo è l'angolo militare, chiaramente. Questo è un cruscotto d'aereo dell'ultima guerra. Queste sono delle casse per portamunizioni. Queste sono brande militari. La sciabola dei baroni. Una spada garibaldina, usata anche come scannaturo per scannare i poveri maiali, ma avendo ucciso gli uomini. Questo è un fornelletto da campo con il coperchio, è probabilmente usato dagli ufficiali, forse andava da acetilene, e poi dopo richiudevano, rimettevano il coperchio sopra. Questo è un telefono a dinamo, sempre del periodo militare. Questi sono due elmi inglesi, perché qui c'era la linea Gustav e furono beccati dai tedeschi e purtroppo furono uccisi, erano cinque. I ragazzi mi hanno portato questi due elmetti. Allora, questo è l'angolo sportivo, ci sono le biciclette che allora erano molto importanti anche come per lavorarci, diciamo. Gli sci, in basso i guantoni da boxer, a sinistra il copricapo e gli occhiali per chi andava in motocicletta, la squadra dell'epoca, di squadra di pallone, di calcio, e le altre biciclette d'epoca. Questa apparteneva al postino di Carovigli, mi pare, che si andava a fare, si spostava con la bicicletta.